Ciao a tutti amici di Faro Team, questa sera siamo qui in Baia del Forte a Forte Marghera perché questa sera 32 concorrenti, per ora poi vedremo se arriveranno tutte, si sfideranno per la fascia Miss Miluna perché c'è una delle finali regionali di Miss Italia, la finale giusta per accedere alle finali, alle pre-finali nazionali di Miss Italia che poi vi farà accedere alle finali nazionali. Quindi questa sera mi raccomando restate connessi con noi perché a breve vedremo tutte le finali dei Miss qua sfilare e alla fine vedremo la Miss Miluna che è valida per questa sera e dopo vi faremo anche una breve intervista. A tra poco. Adesso però amici di Faro Team, dato che i tempi d'attesa come sapete sono abbastanza lunghi perché finché le luci non scendono, le luci delle passerelle non si accendono, direi che possiamo tranquillamente andare a scoprire un po' di questo splendido luogo che è il Forte Marghera. Quindi seguitemi. Adesso andiamo alla scoperta di questo splendido luogo, la Forte Marghera, già detto prima. Qui come potete ben capire dal nome, questo era un forte militare che la costruzione risale all'epoca dell'Ottocento. Era un forte della Serenissima, una delle difensive di Venezia, situato appunto a Mestre, vicino a Marghera, appunto da qua prende il nome di Forte Marghera. Poi negli ultimi anni è stato ristrutturato e adesso ospita vari eventi e varie associazioni, tra le quali anche un'associazione veramente veramente molto, molto bella e molto utile, tra le quali appunto è l'Empa Gatti. Ma torniamo al forte, perché abbiamo visto che comunque fanno anche un'azione benefica veramente molto bella per i nostri amici quattro zampe, ma attualmente il forte ospita anche un sacco di eventi, tra i quali appunto quello di questa sera in Baia con l'evento di Miss Italia. Il forte adesso è stato diviso in due zone, quindi la Baia del Forte, che è esattamente quella dove siamo noi ora, questa qua è la parte, quella un po' più parco, un po' più fatta per le camminate, le passeggiate pomeridiane. Poi dall'altro lato appunto dove verrà fatta la sfilata vera e propria di Miss Italia, appunto c'è la Baia dove vengono fatti un sacco di eventi e un sacco di cose appunto inerenti al luogo. Ma questa sera dobbiamo concentrarci sulle splendide bellezze venete e veneziane, appunto con la sfilata di Miss Italia, quindi direi che bando alle ciance, ciance alle bande, torniamo dalle nostre splendide Miss. Grazie, 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 grazie per esserci venuto a trovare anche questa settimana. Mia, mi sono girato, ho visto questo colpo d'occhio bellissimo di 33 bellissime ragazze che questa sera sfileranno per voi per aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna Veneto, un appuntamento importantissimo per loro ovviamente, ma anche per voi, perché voi questa sera assisterete in questa location davvero straordinaria all'assegnazione di un titolo che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quindi per lei è un appuntamento davvero molto importante, perché come dico sempre io, per diventare Miss Italia ci sono dei passaggi obbligati. Noi lo diciamo sempre ragazze, puntate in alto, quindi bisogna fare le selezioni, vincere. Tra l'altro abbiamo fatto una selezione proprio qui domenica sera. Quando si vince una selezione si accede alla finale regionale, dalla finale regionale la vincitrice va alle prefinali nazionali e poi davvero lì il sogno si potrebbe realizzare. Quindi ecco che le ragazze che abbiamo questa sera sono tutte ragazze che hanno vinto le varie selezioni che si sono svolte più o meno dal mese di giugno, perché sapete è successo qualcosa in questo ultimo anno e mezzo che ci ha impedito di essere proprio liberi, di fare spettacolo, di potersi divertire, di poter stare insieme come una volta. Però questi, come quello di questa sera e domenica scorsa e altri eventi che facciamo, sono davvero un piccolo segnale di riprese. Quindi io farei un applauso a tutto lo staff della Baia del Forte, di Vela, del Comune di Venezia per darci la possibilità di stare insieme. E la stessa cosa io vorrei ringraziare gli addetti alla sicurezza, perché fanno sempre un lavoro complicato. Da questi ultimi giorni un lavoro ancora più complicato, perché devono controllare il Green Pass, verificare che sia tutto a norma, e io lo dico sempre, magari non sempre lo fanno così a cuor leggero, però è doveroso farlo, le regole vanno rispettate, loro hanno il dovere per il bene di tutti di farle. Quindi grazie agli addetti alla sicurezza che fanno davvero un lavoro prezioso. Detto questo, 33 bellissime ragazze pronte, una giuria ovviamente che andrà a scegliere la più bella tra le belle, televisioni, fotografi che ci stanno riprendendo, io chiacchiererò con voi, insomma vi racconterò quello che accade, ma il protagonista sicuramente non è il presentatore di Miss Italia, ma da 82 anni a questa parte sono sempre e solo loro le concorrenti di Miss Italia, che andiamo a vedere insieme in una sigla dove dal vivo suonerà il maestro Gianni Favre in arte Gianni Sax Live e sfileranno le 33 candidate al titolo di Miss Miluna Veneto. A voi, eccole! We'll be right back.
Presidente, io però prima di iniziare vorrei presentarvi un'altra bellissima, le colei che detiene il titolo di Miss Veneto 2020, perché sapete che la nostra patron Patrizia Mirigliani, pur tra mille difficoltà lo scorso anno, non si è fermata, ha detto io Miss Italia la voglio fare. Tra l'altro sapete che Miss Italia ha un legame speciale con Venezia, con gli amici di Vela, perché proprio qui eleggemmo 2 anni fa Miss Venezia. Sapete che Venezia è stata la città protagonista delle prefinali nazionali di Miss Italia, mi ricordo il red carpet al Festival del Cinema, delle immagini straordinarie di Piazza San Marco, per poi proseguire la nostra avventura a Jesolo. L'anno scorso invece è stata fatta comunque Miss Italia in una maniera diversa dal solito. Ogni regione ha presentato 5 candidate, dove sono stati scelti attraverso dei video da una commissione tecnica specifica. Ogni regione, dicevo, ha candidato 5 candidate, poi una giuria tecnica a Roma ha scelto la migliore, e tra queste ovviamente c'è Miss Veneto, ed è con noi Francesca Tofanin. Vieni Francesca! Buonasera Francesca, se vuoi dare tu buonasera a questo microfono, eccolo qui. Buonasera a tutti, grazie Michele per avermi presentato. Senti, rivedere queste ragazze lì dietro le quinte, ti faccio solo questa domanda, poi sfila e vai a posto, come si dice a scuola, poi ci vedremo più tardi. Che emozione si prova? Allora, diciamo che alcune ragazze già le conosco, altre sono dei visi veramente nuovi, ed è stato bello quando mi hai presentato che l'applauso è partito proprio dalla destra, quindi soprattutto dalle ragazze, perciò è una grandissima emozione, ma soprattutto è bello vedere tanta gente di nuovo per un'altra selezione di Miss Italia. Grazie Francesca, passerella tutta tua e poi vado ad accomodarti e ci vediamo più tardi, ci vediamo più tardi. Adesso ecco, ci tengo a dire che tra l'altro la Giulia ce l'abbiamo qui, però la Francesca ovviamente non vota, perché lei potrebbe conoscere alcune ragazze, altre non le ha riconosciute perché hanno la mascherina, ovviamente, però dicevo ecco, non vogliamo metterla in difficoltà, lei è la nostra ospite questa sera, quindi ci vedremo più tardi, perché con te vogliamo fare una chiacchierata, raccontarci, prego, la tua esperienza a Miss Italia. Poi vorrei sul palco per un saluto il consigliere comunale Silvia Peruzzo Meggetto. Buonasera. Buonasera Michele, grazie. Buonasera a tutti, vi porto come prima cosa i saluti del nostro sindaco Luigi Brugnaro. È per me veramente un'emozione grande, anche un onore rappresentare il comune di Venezia in questa serata così importante, così prestigiosa, insieme a voi. Grazie dell'invito, grazie a te, grazie a Paola. Ringrazio come prima cosa anche tutte le persone che hanno organizzato questa serata, dalla sicurezza, il personale di Vela, la Fondazione Forte Marghera, insomma tutti. Ringrazio anche tutti voi che siete qui presenti, perché la nostra città per ripartire ha bisogno di essere vissuta, e quindi vedervi così tanti e così presenti mi riempie il cuore di gioia. Questa sera è la seconda serata che si tiene qui al Forte e si parla di bellezza, e parlando di bellezza inevitabilmente parliamo di Venezia, una bellezza straordinaria a 360 gradi, una bellezza non solo di cultura ma anche di enogastronomia, di sport, di arte, di architettura, e anche non posso non menzionare la laguna e le sue bellissime isole. Questa sera celebriamo appunto la bellezza e siamo in un polo fondamentale della nostra città, che è il Forte Marghera, una location storica che noi come amministrazione abbiamo molto a cuore e ci teniamo molto davvero a valorizzarla in tutte le sue sfaccettature, perché vogliamo che diventi veramente un polo e punto di riferimento per tutte le famiglie e per tutti i giovani. Bellezza, e quindi lascio immediatamente il palco e lo spazio a tutte le nostre bellissime ragazze che saluto. Io vi faccio già subito i complimenti, perché arrivare fino a qui immagino non sia facile, siete tutte davvero bellissime fuori come si vede, e sicuramente anche dentro, perché ho avuto modo di parlare prima insieme a voi. Un grande in bocca al lupo, grazie ancora di avermi invitata e di essere qui con voi. Paola, a te anche grazie, veramente vi voglio bene, a te a Michele un bacio a tutti, buona serata, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bene, ed ora che succede? Prima uscita delle ragazze con il loro abito, con l'abito che hanno deciso di presentare a voi in questo primo momento, e qui si presenteranno. Loro hanno la mascherina fino al momento in cui escono sul palco, la terranno indosso anche mentre si presentano, perché questa sera si presenteranno loro, poi la toglieranno e potranno tranquillamente sfilare, così apprezzeremo la bellezza anche del loro volto. Io direi che a questo punto possiamo cominciare, quindi signori genitori, signori ospiti, signori giurati, si comincia davvero, ed è lei ad aprire la selezione, la finale regionale di Miss Miluna Veneto. Numero 1, vai! Buonasera a tutti,
sono Beatrice, ho 23 anni, abito a Saccolongo in provincia di Padova e nella vita sono laureata in architettura. Buonasera a tutti, io sono Chiara, ho 23 anni, abito a Campagna Luffia, un paesino in provincia di Venezia e nella vita mi sto laureando in sociologia. Andiamo con la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, sono Carla, ho 21 anni, vengo da Favaro Veneto, in provincia di Venezia e nella vita faccio la commessa. Con la numero 4. Buonasera, il mio nome è Gloria, vivo a Salzano, provincia di Venezia, ora sono mamma e lavoro con l'altro. Molto bene, concorrente numero 4. Può presentarsi il numero 5. Buonasera a tutti, io sono Beatrice, ho 19 anni, sono Venezia e nella vita sono una studentessa diplomata all'Istituto Tecnico Perito di Venezia. Andiamo a conoscere la concorrente numero 6. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 18 anni e vengo da Doro e nella vita sono studentessa di tecnica.
numero 7, prego. Buonasera a tutti, sono Maria, sono occupata. Conoscere la concorrente numero 8, prego. Buonasera a tutti, sono Francesca, ho 19 anni, vengo da Verona e nella vita mi sono diplomata in ragioneria. Vai numero 9! Buonasera a tutti, sono Matilde, vengo da Professor Nicolò di provincia di Padova, nella video studio e presenterò all'Università di Scienze della Comunicazione. Andiamo con la concorrente numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 24 anni, abito a Mestre e mi sto per laureare in conservazione e gestione dei beni culturali. Molto bene, prego, concorrente numero 10. Grazie della volta della numero 11, prego. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 20 anni, vengo da Arzignano, un paese in provincia di Vicenza e nella vita studio giurisprudenza presso l'Università di Padova. Conoscere la numero 12. Buonasera a tutti, io sono Aurora, ho 23 anni e vengo da Dole, provincia di Venezia. Nella vita lavoro come professoressa e sono un ingegnere. Molto bene, in concorrente numero 12.
molto bene. Numero 13. Buonasera a tutti, sono Emily, ho 22 anni, vengo da Ponte Longo, studio comunicazione e faccio la barista in un chiosco sulla spiaggia. Vai, numero 14. Buonasera a tutti, sono Giorgia, ho 18 anni e vengo da Cesena, piccolo paesino di Venezia. Nella vita sono una studentessa e frequento il quinto anno delle superiori. Molto bene. La 14, c'era il numero 15. Buonasera a tutti, sono Isabella, ho 22 anni, vengo da Pieve di Seruto, nella vita studio giurisprudenza, lavoro in uno studio linguistico. Numero 16. Buonasera a tutti, sono Alessandra, ho 22 anni, vivo a Campo d'Arzico in provincia di Padova e sono una studentessa, studio sicurezza e igiene alimentare. Grazie, tocca il numero 17, eccola. Buonasera a tutti, io sono Giulia, vengo da Marino di Piave, ho 22 anni e nella vita lavoro in un'assicurazione. Bene, grazie, andiamo a conoscere la concorrente numero 18. Numero 18, prontissima, la numero 19. Buonasera a tutti, io sono Benedetta, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona, ho 18 anni e frequenterò il quinto anno di liceo linguistico.
La volta della concorrente numero 20. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Pignatico, in provincia di Padova e studio lettere internazionali di matematica. Il numero 21. Buonasera pubblico, buonasera giuria, mi chiamo Sara, ho 26 anni e vengo da Asolo. Nella vita gestisco lo spazio aziendale del calzaturificio Scappa. Andiamo a conoscere il numero 22, prego. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni e vengo da Novente Vicentina in provincia di Vicenza. Nella vita faccio la barista. Numero 23, vai! Buonasera a tutti, io sono Jennifer, ho 23 anni, nella vita sono una studentessa di mediazione linguistica e sono barista. Numero 24. Buonasera a tutti, sono Serena, ho 20 anni, vengo da Cavaglion Veronese, studio biotecnologie e sono make-up artist. Numero 24 e andiamo con la numero 25 che si presenta. Ecco. Buonasera a tutti, sono Marianna, ho 21 anni, nella vita studio design industriale e abito a Sornale della Battaglia.
lascia spazio al numero 26 che va a presentarsi. Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 22 anni, abito a Villorbe in provincia di Treviso, studio scienze naturali a Padova e sono un Cristo Principe nato. Numero 26. Hai numero 29. Buonasera a tutti, mi chiamo Aurora, ho 19 anni, vengo da Verona e comincio. Sono in corso e nella vita gioco a pallavolo in Serie B. Prontissima al microfono, la numero 30. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 19 anni, vengo da Grogliano, di Vicenza e sono iscritta al corso di economia e imprese e mercati internazionali. Prontissima, vai! Ciao a tutti, mi chiamo Samantha, abito a Fossano in provincia di Venezia, mi sono appena diplomata in ragioneria e mi sono iscritta al corso di diritto dell'economia. Molto bene, concorrente numero 31. Buonasera a tutti, io sono Giulia, ho 23 anni e studio recitazione alla Scuola Nazionale di Cinema a Firenze. Il mio sogno è quello di fare l'attrice.
numero 32, vai! La concorrente numero 33, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, ho 21 anni, vengo da Vicenza ma vivo a Milano dove studio economia e management e mi occupo di volontariato. Molto bene, concorrente numero 33. Facciamo un bel applauso, facciamo un bel applauso. Io questo per ora lo sposto, scusate, lo mettiamo da questa parte, guardo i tecnici, eccolo qua, lo poggiamo qui, poi dovesse riservire, siamo pronti a prenderlo, scusate, facciamo un applauso a queste ragazze, sono davvero belle, straordinarie. La giuria stasera avrà il suo da fare, anche perché una sarà premiata, tengo anche a dire questo ovviamente, che questa è una delle finali regionali di Miss Italia ha più finali regionali, ovviamente non potevamo non fare una tappa qui con una regionale, e poi insomma il gioiello Miluna che splende su un gioiello come Venezia, direi che sono un binomio davvero bello e ci faceva piacere essere qui proprio con questa in questa occasione, però ricordiamo che abbiamo ancora 4 titoli da assegnare nei prossimi 2 giorni e quindi insomma per le ragazze c'è ancora ci sono ancora delle importanti opportunità. Certo che questa sera la ragazza che vince questo passaggio alle prefinali OTL per lei è davvero un momento molto molto importante, immagino per lei e per i suoi genitori, per la sua famiglia, perché Miss Italia ha anche questo di bello, che riunisce davvero le famiglie, vengono mamme, papà, fidanzati, nonne a vedere le serate, accompagnare le figlie, e questa credo che sia la forza di questo concorso portato avanti con tanta determinazione e forza da Patrizia Mirigliani. Io vi porto i saluti da parte della nostra patron Patrizia, che ci invita tutte le sere a ascoltare il pubblico che ci viene a trovare, quindi facciamo questo applauso anche per lei, che insomma fortissima e tenace. Adesso cosa succede? Adesso vedremo le nostre concorrenti con il body. Body di Luna, ovviamente, questa per loro è dedicata alla serata, e qui sarà un momento importante per loro e per la giuria, perché in questo momento la giuria andrà ad assegnare il voto definitivo. Quindi davvero un'uscita davvero molto molto importante. Poi le rivedremo, la ragazza, gruppi di 3, saranno 11 gruppi di 3, in modo che le avranno la possibilità di rivederle un'ulteriore volta. Io adesso le presento io le ragazze, loro saranno concentrate solo nel fare la loro sfilata, quindi io mi sposto da questa parte perché il centro della scena deve rimanere sempre e solo per loro, le grandi protagoniste di Miss Italia, che sono in questo caso queste 33 concorrenti, iniziando sempre dal numero 1, lei è Beatrice, prego.
fate l'applauso, ci mancherebbe. Fatemi ringraziare gli amici di G di Ferro Team, vedo Mario Bonesi, Andrea, Giulia, impegnatissimi, credo siamo in diretta sulla loro pagina Facebook e poi ovviamente salutiamo anche coloro che ci seguiranno nei prossimi giorni dal canale YouTube. Grazie davvero Mario e grazie agli amici che ci seguono con tanta simpatia. Fatemi anche ringraziare Arianna di Estro Professione Immagine di Dugoletto di Mira, provincia di Venezia, che ha curato le acconciature delle ragazze e di tutte le ragazze. Estro Professione Immagine è uno dei saloni che così B-Match ci presenta, azienda partner di Miss Italia in tutte le selezioni, quindi grazie davvero alla signora Arianna. Poi prima di andare a rivedere le ragazze, ripeto, le vediamo a gruppi di tre, perché insomma è una finale regionale, quindi è giusto che la giuria abbia tutto il tempo per valutare al meglio. Io vorrei presentare i nostri giurati. Iniziamo da Silvia Peruzzo Meggetto, consigliere comunale, l'abbiamo già vista sul palco con noi, grazie. Poi abbiamo Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera, grazie anche a lei. Poi abbiamo il direttore di Confcommercio Mestre, Matteo Antonic, grazie per essere qui con noi. Gabriella Dodi di Lady Boutique di Mestre. Poi Silvia Bosco di NK Abbigliamento Mestre Iesolo e poi la signora Giovanna Caloni. Grazie anche a voi perché sono dedicate del tempo a queste ragazze e per loro è davvero un appuntamento molto importante. Allora, facciamo così, noi adesso li chiamiamo a gruppi di tre, si schiereranno qui di fronte a noi, poi in qualche modo si gireranno verso di voi e poi rientrano in camerino. Così andiamo a rivederle ancora una volta. Pronte 1, 2, 3, quindi Beatrice, Chiara e Carla, prego. Andiamo con la 4, 5 e 6. Prossime 7, 8, 9. Quattordici e quindici. Thank you.
25, 26 e 27. Andiamo a rivedere la 28, 29 e 30. Gruppo 31, 32 e 33. Ma ah, che belle ragazze, brutto, fate l'applauso, fate l'applauso, adesso la musica si abbassa piano piano, belle ragazze, è una finale regionale e quindi si vede, ragazze nate frutto di tante selezioni, perché comunque le selezioni sono state fatte con le dovute attenzioni, con le dovute modi, insomma rispettando quelle che sono le norme, però ce l'abbiamo fatta e queste ragazze ne sono la testimonianza di quella che è stata questa importante stagione di Miss Italia. Tra l'altro lo diciamo con gioia, insomma, le ragazze si sono iscritte, non hanno mollato il concorso, quindi vuol dire che nella loro testa c'è tanta voglia di tornare sul palco, di divertirsi in un concorso con Miss Italia, perché in realtà questo deve essere innanzitutto per loro un divertimento. Poi Miss Italia offre delle opportunità e se questo dovesse arrivare loro saranno sicuramente prontissime a coglierle, però fondamentalmente deve rimanere un bel gioco, un gioco di quelli importanti. E voglio anche ringraziare queste ragazze, poi magari lo farà sicuramente Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, che è esclusivista in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia del concorso di Miss Italia, per come riescono a rispettare le regole nella maniera più attenta nei camerini. Il camerino a volte è un modo, anche un luogo per potersi divertire, stare insieme, socializzare. Lo si fa in maniera diversa, però lo si fa e questo è davvero molto, molto bello. Dobbiamo fare questo complimento alle ragazze. Detto questo, noi continuiamo con il nostro spettacolo. Adesso una parte della giuria se n'è andata per fare i conteggi, perché ovviamente noi alla fine di questa serata sapremo chi è la vincitrice, una e unica, perché solo uno è il titolo che viene assegnato, ricordiamo quello di Miss Miluna Veneto. Allora, mi armo di questo microfono perché abbiamo un ospite che abbiamo visto, stiamo aspettando il conteggio, stiamo aspettando il verdetto per questa importantissima finale regionale Miss Miluna Veneto. Però con noi c'è un ospite, l'abbiamo vista sfilare all'inizio, adesso vorrei che venisse a raccontarci con noi Francesca Tofanin, Miss Veneto 2020. Buonasera Francesca, stiamo distanti così che dovremmo farci, eccoli. Buonasera a tutti, grazie ancora per avermi di nuovo ripresentato. No, beh, insomma, questa adesso posso appoggiarla qui, non mi serve, non ho bisogno degli appunti per Francesca. Francesca è stata protagonista della finale di Miss Italia quest'anno, una finale diversa dal solito, lo dicevo prima, le ragazze sono arrivate a Roma perché lì si è fatta.
si sono candidate attraverso dei video, una commissione regionale ha scelto le 5 migliori candidate, poi a Roma la commissione tecnica ulteriore ha scelto la rappresentante per ogni regione. E Francesca è risultata la migliore tra le ragazze del Veneto e quindi si è aggiudicata il titolo di Miss Veneto. Come ti sembra innanzitutto rivivere una serata dal vivo, in presenza come si dice, rivedere 33 ragazze in gara pronte per aggiudicarsi il titolo importante con Miss Miluna? Che emozioni provi? Cosa provi? Allora, diciamo che non importa che sia una regionale, anche se fosse stata una provinciale, l'emozione di Miss Italia è pur sempre Miss Italia. Certo che essere, diciamo, a destra, perché ero alla destra praticamente, di questa provincia, di questa regionale, appunto, è stato un attimino una cosa strana, perché le vedevo le ragazze, le vedevo in camerino, le vedevo in fila, le vedevo sfilare e avevo anch'io della tensione nonostante fossi seduta. Senti, vivere invece la finale come hai fatto quest'anno, a Roma tra l'altro avete ricevuto un'accoglienza straordinaria, siete rimaste chiuse, praticamente blindate all'interno di un albergo, poi la finale è stata fatta a porte chiuse in diretta streaming, però io ho visto delle foto di voi a Roma bellissime, nelle location più belle di Roma insieme a Patrizia Mirigliani. Cosa ricordi di quell'avventura, chiamiamola così, di quella finale? Beh, io mi ricordo tutto, anche perché era la prima volta che andavo a vedere Roma, perciò ho anche un bel ricordo legato a quella che è stata la finale nazionale di Miss Italia 2020. È stato molto bello perché comunque c'erano una ragazza per ogni regione e la cosa molto molto bella è che non c'era dell'assio tra noi ragazze, anzi si sono creati dei rapporti, anche perché nonostante fossimo in camere separate, però alla fine eravamo un gruppo di 23 ragazze, perciò si sono creati anche dei legami che alla fine abbiamo mantenuto nonostante quest'anno siano ripartite appunto le selezioni. Senti, sentite dalla voce, senti come parla, insomma, cosa stai facendo di bello adesso? Allora, io da 2 anni a questa parte sto intraprendendo un percorso radiofonico. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, sentite parlare, ed è radio, chiudete gli occhi, lasciate parlare lei. Un percorso radiofonico che comunque sto continuando ad approfondire, chi lo sa, magari più avanti potrei fare anche il passo oltre, però per ora mi accontento della radio. Ti piace la radio, sì. Tantissimo. Senti, se tu dovessi dare, perché insomma è difficile dare un consiglio, tu hai condiviso l'esperienza con loro fino a pochi mesi fa in realtà, con queste ragazze. Cosa diresti a loro? Adesso queste ragazze stanno affrontando una finale regionale, si sta avvicinando la data di Miss Veneto, tra l'altro è bello questa unione che continua per quanto riguarda Miss Italia, ma non solo, tra Venezia e Jesolo, ripeto, noi siamo stati protagonisti di una bellissima prefinale qui a Venezia, ricordo Red Carpet al Festival Cinema, ricordo delle foto, dei panorami stupendi delle ragazze fotografate in laguna, tra l'altro io voglio ringraziare, abbiamo qui con noi il nostro fotografo ufficiale che è Walter Parisotto, che tra l'altro è stato uno dei fotografi che ha immortalato quelle bellissime ragazze, quelle belle, grazie a nome suo, in questo momento non lo vedo, non so dov'è, ma insomma c'è comunque, sta facendo delle foto con noi. E poi Jesolo, dove si è tenuta la finale, e noi tra l'altro venerdì sera, dopodomani avremo la finale regionale di Miss Veneto con Jesolo. Quindi le ragazze stanno affrontando la segnazione di questi titoli regionali. Tu che consiglio daresti? Prima di tutto di essere molto sicure di se stesse, perché se apparentemente una regionale può sembrare difficile, una finale nazionale è molto peggio. Quindi è una forma di preparazione, diciamo, prendiamola come allenamento. Certo. Assolutamente sì, però come ripeto, ho detto prima, infatti anche in camerino alle ragazze. Ragazze, vivetevela con tranquillità, con serenità, ma soprattutto con un bel sorriso, perché è quella la cosa più importante durante una selezione di Miss Italia, il sorriso. Sapete cosa fa Francesca? Io l'ho notata, questa sera non è al tavolo della giuria, si è accomodata al tavolo di alcuni ospiti, però è bellissimo come lei, io l'ho notato, si vedono questi dettagli, sostiene le ragazze in ogni occasione, perché quando la ragazza passa il suo sorriso splende, e credo che per una ragazza vedere una persona dal pubblico, da un tavolo riservato, che sorride, credo che sia davvero una spinta molto importante. Quindi assolutissimamente sì, anche perché molte ragazze cercano dall'altra parte, soprattutto dei giurati, un sorriso, perciò magari trovare una ragazza che gli sorrida può facilitargli anche la serata. Senti, cosa vuoi fare da grande? Questo non te lo posso dire. Da così? No. Scaramanticamente non si dice, e io ti capisco, quindi se rispettiamo le superstizioni, assolutamente. Francesca Tofanin, Miss Veneto 2020, grazie Francesca, grazie davvero, grazie. Bene.
bene niente, perché io non vedo nessuno, non vedo le ragazze all'orizzonte, non vedo Palazzotti, la Palazzotti c'è tutta qua con il foglio, quando arriva quel foglio è andata, cioè ormai si sa che ha vinto. Vedo ancora laggiù al tavolo dove stanno facendo i conteggi, e so che ci sono delle persone a casa che attraverso GD Ferro Team, attraverso ovviamente la loro pagina Facebook, non vado, lo so che oltre c'è pubblico qui, avete fatto anche il solco qua davanti, avete fatto un fosso qua davanti per far vedere fino a dove si può arrivare. E volevo salutare coloro che sono a casa, tra l'altro Giulia mi ha detto una bella cosa prima, che ci sono delle persone che mandano i messaggi che magari non stanno molto bene e sono a casa e non potevano essere qui della serata e se la guardano attraverso i social. Ecco, in questi casi i social servono a qualcosa e quindi salutiamo tutti questi amici che sono a casa con un applauso qui da Forte Marghera, perché insomma ci fa piacere. Intanto si criticano tanto questi mezzi di comunicazione, in realtà vedete, magari possono aiutare qualcuno che avrebbe potuto essere presente e per svariati motivi non può essere qui con noi. Quindi un saluto a tutti quanti voi e ci vediamo alle prossime selezioni. Vedo pronti i fotografi, vedo pronti i giurati, vedo pronto il tavolo dei nostri ospiti con gli amici di Vela ai quali rivolgerei un applauso, un ringraziamento particolare a Giorgio Petro. Io ho sempre dimenticato l'accento nella serata di domenica durante la selezione, invece mi hanno corretto, Petro, e quindi io stasera dico Petro. Grazie davvero a Giorgio, perché insieme allo staff di tutta la Baia del Forte ci hanno davvero messo nelle condizioni per poter al meglio riuscire a svolgere il nostro lavoro. Io voglio pronta da questa parte la Miss Veneto, perché anche se lei non so se consegnerà fisicamente qualcosa, ma insomma sarà presente con noi per consegnare. Beh, passa pure davanti. La gente gradirà questo tuo, anzi fai il giro lungo, rifai un'altra pass, vai, fai il giro lungo, comodo, arrivava a tagliare, no, arrivi fino in fondo, poi torni indietro e ti accomodi di qua, scusa, siamo pronti? Vedo Silvia Peruzzo Megetto pronta con la fascia di Miss Miluna, poi abbiamo la corona. Grazie Francesca. Paola, vuoi aggiungere qualcosa? Microfono. Paola Rizzotti, lo so che ti hanno già vista. Paola Rizzotti, agenzia Modashow.it, responsabile in Veneto di Miss Italia. Buonasera Paola, ciao. Salve, buonasera a tutti. Com'è andata? Molto bene, una serata molto impegnativa, più che altro per le tensioni emotive, perché il numero delle ragazze è importante, come è tipico di una finale regionale. Però diciamo che questa sera erano tutte particolarmente, sono tutte molto emozionate. La vincitrice è una, ma ci sono altre possibilità, sì, in occasione poi anche della finale di Punto Miss Veneto. Cosa devo dire? Grazie, questa splendida così location si riconferma. Noi siamo venuti qua 2 anni fa, è un grande piacere, come ho detto anche l'altra sera, tornare qua. Grazie a Vela, grazie al comune di Venezia e grazie a tutto questo splendido personale della Baia, proprio perché ci ha dato una grande mano. Grazie Paola. Poi già le microfono. Allora, premia il consigliere, a tutto lei. Allora, qui al centro mi sposto io, ragazzi, io che c'entro? Non c'entro nulla io non c'entro nulla. Vince il titolo, mi piace così, di Miss Miluna Veneto. Sì, la concorrente numero, se non mi sostenete non lo dico, guardate, lo dico solo per lei perché lo stanno tutti aspettando, 22 Martina Buttacci. Bravissime,
tutti quanti hanno detto, ragazze, molto 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 belle. Anche la Giulia ha detto che ovviamente è stata dura, però insomma, siete riusciti a trovare la più bella tra le belle, perché di questo è da ferma qui, perché voglio dare il microfono alla Silvia, signora Silvia Meggetto, per un saluto. A lei il microfono. Congratulazioni, bravissima davvero, da parte mia personale e di tutta la giuria. Ringrazio tutti per la presenza, vi auguro una buona serata e un lungo cammino sia a te che a tutte le splendide ragazze che hanno partecipato. Bravissime. La vedo leggermente tesa. Vai, una parola. Volevo ringraziare intanto i giudici che mi stanno regalando questa grandissima opportunità che sogno da quando sono piccola. E niente, appunto, spero che questo sia l'inizio di un cammino in questo mondo. E niente, adesso testa alle prefinali. Brava, brava, complimenti. Bene, e a questo punto passerei. Ci vuole. E lei, la vincitrice del titolo di Miss Miluna Veneto. GD Faro Team, anche questa tappa si è ufficialmente conclusa e abbiamo la nostra splendida Miss Miluna Veneto, eletta qui in Baia al Forte, il Forte Marghera. Però allora io gli avevo anche chiesto il nome, però adesso voglio fare un po' la cattiva, dato che ti sei anche presentata stasera, ti facciamo ripresentare, perché hai una bella voce ed è giusto. Grazie intanto, io mi chiamo Martina Buttacci, ho 19 anni e vengo da Noventa Vicentina, che è un piccolo paesino in provincia di Vicenza, e faccio la barista e gioco a pallavolo. Beh, quindi comunque una ragazza completa, un tutto tondo. Questa sera ti ho visto che eri emozionatissima quando hai ricevuto la fascia, perché comunque, cioè, Miluna, come tutti sappiamo, è pur sempre lo sponsor che fa la splendida corona di Miss Italia, la splendida corona di Miss Miluna, quindi comunque non è neanche una fascia che pesa poco. Complimenti, anche perché tu sei stata veramente brava, sei riuscita a spiccare tra 33 ragazze e questo non è poco, perché veramente vuol dire essere veramente veramente preparate. Cosa pensi che ti abbia dato quella spinta in più delle altre? Allora, io intanto non me l'aspettavo, giustamente, perché eravamo in tantissime e ero molto emozionata. Quella cosa in più forse è stato il fatto che riesco ad essere me stessa sempre. E questa è una grande qualità, questa sì. È una grande qualità, ragazzi, avete capito? Le altre non sanno essere se stesse. No, no. Sto scherzando, ovviamente quando stiamo parlando con la nostra splendida Miss e quindi noi abbiamo chiesto appunto cos'è questa cosa. Beh, tu comunque fai anche un lavoro che comunque sei anche molto a contatto con il pubblico, perché comunque la barista devi essere veramente a contatto, quindi sì. Anche comunque tu essere spigliata nei modi probabilmente ti ha aiutato anche questa sera con la tua autopresentazione. Esattamente. Tu hai un tuo hobby, una tua passione, oltre al pallavolo, che abbiamo, sì, capito che è un tuo sport. A me piace moltissimo la moda. Infatti è una mia grandissima passione, anche il make-up, mi piace tantissimo truccarmi, truccare le mie amiche e niente. Quindi ragazzi, avete capito che se dovete fare serata, passate prima a casa sua, Noventa Vicentina, esatto. Vi fate fare un trucco, un bel outfit e poi andate a fare tutte Miss Italia che chiedete al consiglio alla nostra Miss Miluna. Esatto. Bene tesoro, grazie per questa breve intervista. Grazie e a te. Ci vediamo anche alle prossime tappe, magari anche quella di Miss Veneto se parteciperai. Sì, ci sarò. E soprattutto alle prefinali nazionali. E anche alle prefinali, sono già molto emozionata per quello, quindi. Bene, quindi secondo me lei appena arriverà a casa questa sera prenderà, inizierà già a fare la valigia. Cosa metto dentro, cosa non metto dentro, che colore di tacco, sì, quale vestito. Ci sarà come sempre questo purpurri di ansie pre-prefinali, come si suol dire. Ti lasciamo andare, grazie per questa intervista. Grazie a te, ci vediamo alla grazie prossima. A voi. Alla prossima. Ciao. La conosciamo, l'abbiamo vista, stralivista, un anno che li stiamo dietro. Non ti sopportiamo più, no, stiamo scherzando. Sei sempre la biondona del nostro cuore, del nostro Veneto. Grazie mille. Assolutamente. Giulia, grazie mille. Francesca, tra poco scadi. Tra pochissimo, a dire la verità, proprio venerdì ci sarà appunto, esatto, la cessione del testimone, ovvero della, sì, fascia di Miss Veneto 2021. Assolutamente. Sarò contenta. No, a parte gli scherzi, sarò veramente contenta di cedere il testimone, anche perché ci sarà una super news quella serata lì, che non ti posso dire, aia. Però la vedrai.
Vabbè, sai che io ci sono sempre, quindi ti starò ancora più dietro con la tenga. Ti faccio venire dietro, Andrew, che fa sempre molto felice di venire dietro anche alle tappe. Quindi non penso ci siano problemi. Quindi Francesca, è una delle nostre praticamente ultime interviste come Miss Veneto. Penultima. Più o meno. Ragazzi, mi mancherà fare interviste con la Francesca. Ogni volta ci sganasciamo letteralmente, come vedete sempre il dopo. Il pre siamo io e lei così un quarto d'ora che ridiamo e poi forse la riusciamo a fare. Perché c'è comunque un'amicizia pre-passata. Ma noi basta comunque uno sguardo per capirci. Comunque sarò contenta appunto di cedere il testimone, anche perché in questi tre giorni si concentreranno soprattutto le finali regionali appunto di Miss Italia Veneto. Quindi seguiteci, perché venerdì ci sarà la finale, quella diciamo la fascia che peserà di più verrà di appunto più data venerdì. La nostra Francesca si spoglierà della sua e la dovrà dare a un'altra ragazza. Non ti chiediamo se ne hai già vista qualcuna, perché non è corretto nei confronti delle altre. Sono tutte bellissime, perché sappiamo che avrai 40 ragazze super belle che sì, potranno sostituirti. Però adesso ragazzi, noi salutiamo Francesca, la vedremo probabilmente domani per l'ultima intervista, no, penultima, perché noi ne faremo una prima della cessione della fascia, assolutamente, la torturiamo fino alla fine, va bene, perché è giusto, lei ha voluto questa fascia, se l'è sudata e noi la becchiamo fino all'ultimo. Bene amici di Faro Team, io e Francesca vi salutiamo, buona serata e ci vediamo domani, ciao!